in collaborazione con Spider Production. Il fascino, il blasone e la storia sono stati la cifra distintiva del 28esimo rally del Rubinetto. La corsa del Piemonte Orientale, valevole per la Coppa Rally di Zona 1, è andata in scena nel weekend del 2 e 3 ottobre per l'organizzazione di Pentathlon Motor Team, New Turbomark e NTT Event. Una gara di rango che non ha smentito le attese. Corrado Pinzano e Marco Zegna sono i vincitori assoluti della competizione che ha fatto registrare 140 iscritti, molti di altissimo livello. Lo start della 28esima edizione è avvenuto da Piazza Primo Maggio a San Maurizio d'Opaglio nella sera di sabato. Dopo la passerella inaugurale, gli equipaggi sono stati chiamati alla sfida già a partire dalle prime ore di domenica mattina con il Mottarone, 10,10 km, la Prelo con la sua celebre strettoia da 7,20 km e la Veloce Colma, 9,10 km. Dopo un riordino e un'assistenza, le tre speciali sono state ripetute per due volte, ad eccezione della Colma, che è stata percorsa una terza volta prima dell'arrivo finale nel centro di Borgo Sesia, in piazza Mazzini. In una giornata caratterizzata dal forte maltempo che ha messo a dura prova gli equipaggi, le vetture, ma anche la direzione gara, solo il 90 hanno raggiunto il traguardo. Il pilota biellese classe 85 ha quindi festeggiato al meglio il suo 100° rally, vincendo una classifica assoluta ricca di emozioni a bordo della Volkswagen Polo R5 della bergamasca PIA Racing e scudata dalla New Drivers Team. Oh.
Con un tempo totale di 38 minuti, 50 secondi e 2, Pinzano e Zegna hanno fatto fruttare le tre vittorie parziali sulle prove del Mottarone, PS1 e 4, e sulla colma accumulando un vantaggio finale di 23 secondi e 2 su Capponi e di 40 secondi e 7 su Mille. Grande performance anche per l'ossolano Davide Caffoni col pellese Max Minazzi su Skoda Fabia R5 Valbosca. I due hanno tenuto con un ritmo sempre serrato per quanto senza mai vincere uno stage. Nell'ultimo crono hanno osato, visto il margine esiguo nei confronti di Miele di 9 centesimi di secondo, e hanno avuto ragione. Terzi appunto Simone Miele e Mario Cerutti su Citroen DS3 VRC Dream One Racing. Dopo aver pagato dazio nella nebbia iniziale, i due vincitori delle passate edizioni si sono riscattati vincendo i due passaggi sulla colma, PS3 e PS6, cedendo però il passo finale a Caffoni.
Così, dopo l'edizione 2015, ancora una volta Pinzano, Caffoni e Miele si ritrovano a condividere il podio del Rubinetto, sebbene a ruoli invertiti. 6 anni fa vinse infatti Caffoni davanti a Miele Pinzano. Quarti assoluti fratelli di scopa Ivan e Marina Carmellino, tenaci con la squadra R5 di Roger Tuning. Per la navigatrice valsesiana, prima donna al traguardo, è arrivato il riconoscimento intitolato Lucia Francioli. La gara sta andando discretamente bene, purtroppo sulle due Mottarone abbiamo perso tutto rispetto al leader Pinzano perché abbiamo preso 25 secondi in due prove, sulle altre la colma le abbiamo vinte tutte e due i giri e su Prelo ci eravamo difesi, purtroppo annullando la seconda Prelo il gap è rimasto tale e recuperare viene davvero difficile, quindi adesso siamo a poco da Caffoni, proveremo sull'ultima prova a recuperare almeno la seconda posizione. Quest'anno è andata così, purtroppo con la nebbia e il meteo è una grande incognita ogni volta e devi sempre sperare. Quest'anno non è andata bene, è stato bravissimo Corrado su, appunto sulle due Mottarone, a costruirsi un bel gap che sta portando fino alla fine. Una gara un po' particolare perché ovviamente il tempo non è dalla nostra e cerchiamo di difenderci adesso. Siamo secondi, Pinzano ormai è troppo avanti, e ha preso un bel margine sul primo giro. Noi forse sul primo giro abbiamo sbagliato l'assetto, che siamo usciti con un assetto un po' troppo duro e ho pagato un po' troppo. Adesso il secondo giro abbiamo fatto un assetto da pioggia e effettivamente insomma la macchina dà più fiducia e anche i tempi escono insomma più facilmente. Abbiamo fatto dei bei passaggi Mottarone dove ci siamo difesi con la nebbia e d'altra parte invece insomma cerchiamo di fare il meglio possibile, essere più puliti possibili per poter strappare un po' di tempi buoni, perché con Miele e con VRC insomma non è facile, la colma poi insomma si addice tanto alla VRC, quindi vediamo un po', abbiamo neanche un secondo perché sono 9 decimi di vantaggio su di lui e ovvio che adesso dovremo insomma giocarci un po' tutto quello che possiamo sperando di poter far bene e mantenere il secondo posto anche se non è facile. Spider Production, specializzato in camera care e riprese sportive dal 2009, sia in strada che nelle varie fasi del rally.
Dal 2011 Spider Production è qualificato anche nel mondo del webbing. Spider Production di Fornara Davide, Borgomanero, Novara. Tra i numerosi ritirati della gara figurano anche Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Hyundai i20 R5 GB Motors. Dopo aver vinto la PS di Prelo, il campione italiano in carica ha dovuto arrendersi per un guasto elettrico quando occupava la quarta piazza. Bene, Massimo Lombardi, altro biellese su Polo, quinto con Erika Bologna e Margaroli con Dresdi, sesti. Patera è settimo con Fenoli su Skoda, mentre ottavo uno sbalorditivo Federico Romagnoli, affiancato da Lisa Bollito sulla Yaris GR. Il suo quinto assoluto sul Mottarone merita un quadro salotto. La gara ha vissuto parecchie interruzioni. Nella prima prova l'auto 74 è uscita di strada richiedendo l'intervento dell'ambulanza. Dalla numero 74 all'86 le vetture sono transitate in trasferimento. Poco dopo però la numero 111 è uscita anch'essa dalla sede stradale. Dopo che l'equipaggio, leggermente acciaccato, era uscito dall'abitacolo, il mezzo ha preso fuoco costringendo la direzione gara a fermare le partenze e a far intervenire i vigili del fuoco. Dalla 118 in avanti, compresa la 116, le macchine sono transitate in trasferimento. Nella PS2 è la 118 che è incappata in un incidente. Trasferimento per la 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125. La prova riparte, ma anche la 149 auto. Viene richiesta l'ambulanza. Dalla 152 alla 166 le auto sono transitate in trasferimento. Sfortunata anche la PS3, dove la vettura 93 da prima uscita di strada e solo successivamente ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La direzione gara ha pertanto assegnato temi imposti e trasferimento per tutte le auto dalla 119 in avanti, compresa la vettura 116.
Per motivi di sicurezza, la prova 5 non è partita. Se la pioggia battente è stata arginata dai concorrenti con gomme da bagnato, la nebbia non ha avuto avversari e si è calata, fitta, su 10 km di salita del Mottarone, prova inaugurale dell'edizione 2021. A destreggiarsi meglio in queste impervie condizioni meteorologiche è stato proprio l'equipaggio biellese formato da Corrado Pinzano e Marco Zegna. I piloti, che prova dopo prova, hanno costruito il proprio incontrastato successo. Spider Production, specializzato in camera car e riprese sportive dal 2009, sia in strada che nelle varie fasi del rally. Dal 2011, Spider Production è qualificato anche nel mondo del rally. Spider Production di Fornara Davide. Borgomanero, Novara. In collaborazione con Spider Production.